ci si appresta al voto per il comune di Lizzano, il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco. L'ex assessore provinciale Umberto Lanzo ha tenuto anche dei comizi, ha preso posizione in maniera netta rispetto a strani giochi e giochetti, strani trasformismi. Intanto, cosa è accaduto e quale posizione lei assumerà proprio come sostegno al candidato sindaco? Ma intanto la cosa che politicamente più, diciamo, più dolorosa per me è quella che Forza Italia, essendo pure il primo partito a Lizzano alle ultime politiche ed essendo una mia creatura in quanto l'ho creata io nel 1994, oggi non ha nessun candidato all'interno delle liste nella competizione prossima amministrativa. Questo perché chi ha la responsabilità di gestire la politica dei partiti ha voluto lasciare nelle mani di persone che hanno utilizzato la politica solo per fini personali, diciamo lasciando orfani tutti gli elettori di Forza Italia che hanno creduto in quel partito, perché sono stati incapaci di gestire il ruolo che ricoprono. Ma queste persone di Forza Italia sotto banco chi appoggerebbero? L'amministrazione comunale. Il loro silenzio, la loro apparente uscita di scena era finalizzata perché qualcosa di già programmato che avevano espresso direttamente a me. Quindi lei chiaramente come fondatore e creatore a Lizzano di Forza Italia si sente, come dire, defraudato, sente ovviamente. Mi sento oltretutto calpestato in quelli che sono i valori che Forza Italia ha. E ha anche coinvolto, avvisato i vertici, i dirigenti provinciali, regionali, nazionali. Con loro personalmente non hanno voluto darmi retta. Si è arrivati alla conclusione dove mi hanno detto avevi ragione dopo che il danno è stato fatto. Io ho comunicato. Svuotata Forza Italia. Completamente assente dalla competizione elettorale. Il primo partito politico a Lizzano, pur essendo il quinto partito a livello nazionale, siamo riusciti a farlo mantenere come primo partito. Io e il compianto Dario Magribò, ex sindaco di Lizzano, siamo riusciti a mantenere Forza Italia il primo partito alle ultime politiche. Oggi Forza Italia non è presente alla competizione elettorale. Per concludere, Lanzo, lei chi appoggerà quindi? Io andando per esclusione. La dottoressa Lucia Palombella, in quanto l'amministrazione uscente ha fallito completamente, ma la cosa più grave in assoluto è il fatto che i vertici provinciali se ne sono disinteressati e non hanno ricoperto il ruolo che gli competeva, quello di tutelare e difendere un partito che è la mia storia e che loro hanno buttato a mare. La stessa cosa è avvenuta con Italia Viva, in quanto anche Italia Viva, un partito che sta cercando di tagliarsi uno spazio al centro, non ha nessun rappresentante insieme alle due liste. È un qualcosa di politicamente inconcepibile che è stato realizzato dai locali con la complicità dei vertici provinciali che sono stati incapaci di gestire il ruolo che ricoprono. Ho sempre sostenuto che le ideologie purtroppo sono cadute, sono finite, assistiamo ormai un giorno sì e l'altro pure ai trasformismi, ai salti della quaglia e Lizzano, proprio relativamente a questi trasformismi, a questi cambi di casacca imprevedibili, è diventata triste protagonista, ma non per, ripeto, un fatto personale verso questo, verso questo o quell'altro, ma se una persona ha una ideologia, ha una posizione politica, ha dei valori, ha una coerenza, dovrebbe portarla, dovrebbe difendere quei valori, portare avanti quella posizione dall'inizio alla fine.